Ciao a tutti amici e amiche, come state? Bentornati nel mio canale. Mi vedete sempre con la stessa acconciatura perché sto girando tutti questi video all'interno della stessa giornata. Mi sono programmata così questa settimana. Cercherò di registrare più video possibile in modo da non lasciarvi scoperte neanche un giorno. Allora, piccolo svuota la spesa. Sono stata da Lidl qualche giorno prima di San Valentino. Speravo di trovare ancora qualcosa, ma in realtà è stato preso letteralmente d'assalto. Non c'era più quasi nulla relativo al San Valentino, perciò vabbè, ho preso cose che in realtà mi occorrevano. Allora, ho speso in totale 14 € e 43 centesimi per l'esattezza. E vi inizio a far vedere quello che ho acquistato. Ho preso giusto qualcosa per questa giornata, che insomma per oggi è un po' di cosette perché c'è anche il sacchetto antispreco. Vi mostrerò anche quello che c'è dentro lì. Quindi diciamo che la spesa che vedete in busta è per questa giornata, mentre le altre cose che sono nel sacchetto antispreco, ovviamente ci farò un po' più di giorni. Allora, ho preso i fagioli rossi, tipo questi qui, kidney, come si chiamano. Ne ho presi due pacchetti, 1,38 € tutti e due, quindi buon prezzo. Di solito mi trovo bene con i legumi di Lidl, mi piacciono. Poi da abbinare ovviamente ai fagioli ho preso la pasta mista, che era in offerta a 59 centesimi. Ci piace mettere la pasta mista. Altro prodotto in offerta che mi è piaciuto, non so, probabilmente a cena da stuzzicare tipo aperitivo, ho preso questo brie in formato XXL. Questo del Lidl è veramente buonissimo, è super cremoso, ci piace tantissimo e costava soltanto 1,89 €. All'interno ci sono praticamente 250 grammi di formaggio, quindi buono. Ci piace, un formaggio molto molto grasso però. I peccati di gola, mannaggia, ora che siamo golosi in famiglia, soprattutto io. Come si deve fare? Come si deve fare? Non lo so. Ok, poi invece per il pranzo ho deciso di prendere del tonno al naturale, queste tre confezioncine. Il marchio è Marisol, comunque molto buono, del Lidl, e l'ho pagato 2,19 €, ma non era in offerta, era proprio il suo prezzo pieno. Sono tre confezioncine. Tonno perché voglio fare dei panini con tonno e pomodoro, quindi ho deciso di prendere, però qui peccato che non si vede, ho deciso di prendere del pane arabo, questo qui sofficissimo e molto molto profumato del Lidl. L'ho preso quattro panini, venivano 49 centesimi l'uno, sono anche abbastanza grandi, e li farciremo appunto con tonno e pomodoro, molto molto buoni e goduriosi. Quindi ho detto 49 centesimi al pezzo. Poi pomodori, parliamo dei pomodori. Chiaramente non è periodo di pomodori, il pomodoro è buono in estate, quello coltivato dal contadino, quando si va magari al mercato, se c'è la fortuna di avere qualcuno che li coltiva, quindi averli in omaggio, anche acquistarli, insomma, però proprio quelli buoni. Però so, durante il periodo invernale ci può stare che si abbia voglia di mangiare qualcosa di fresco come il pomodoro insalataro, e stavo facendo un giro tra le corsie del Lidl. Purtroppo i pomodori che c'erano non mi ispiravano tantissimo, non erano tutta questa beltà, sia dal punto di vista estetico, ma anche poi i prezzi ovviamente un pochettino alti. L'unico che mi ha convinta, e l'ho pagato un po' perché due pomodori sono venuti 2 €, quindi 1 € a pomodoro, è il pomodoro tondo rosa. Questo qui in realtà non l'ho mai provato, però ne ho sentito parlare molto bene. Quindi è un pomodoro di Sicilia, viene precisamente da Siracusa. Amiche della Sicilia, di Siracusa, fatemi sapere se è una coltivazione che insomma si usa solo da voi o se c'è un po' in giro per tutta l'Italia, perché è la prima volta che mi capita di trovarlo e mi ha molto incuriosita. In effetti non è proprio rosso pomodoro, cioè forse dalla camera non si vede, però c'è qualcosa di rosastro. Magari quando lo andrò a fare a fette è probabile che questo rosa venga fuori, quindi mi ha incuriosito e l'ho preso. Quindi faremo questi panini arabi con tonno e pomodoro rosa. Attenzione. Per finire, per quanto riguarda la spesa della giornata, ho voluto prendere, non ricordo il prezzo, a 1,99 € 340 grammi di, giusto? 340 grammi?
Dove l'ho letto? Sì, 340 grammi di fragole. Ecco, questa è una confezioncina per San Valentino a forma di cuore. Ovviamente sappiamo che non è periodo, però mi sono lasciata ispirare, mi sembravano abbastanza belle e ho detto vabbè, le prendo. Quindi abbiamo preso queste fragoline e vediamo un pochino, le assaggeremo magari in una coppetta dopo pranzo o dopo cena o per merenda, non lo so, adesso valuteremo. Quindi questa è la spesa, diciamo, di casa, ecco, e questa soltanto è venuta 11 euro, aggiungendo 3 euro, io ho aggiunto 3 euro, eccolo qui, il famoso sacchetto antispreco alimentare. Adesso andiamo a vedere che cosa c'è dentro. Allora, nel sacchetto antispreco alimentare troviamo, vediamo un po', dei funghi del chiottone, del contadino, che mi sembra che siano anche messi abbastanza bene. Sinceramente, non mi sembra siano messi male, quindi comunque buono. Poi, una bella lattughina romana, credo che sia, sì, e anche questa non mi sembra particolarmente rovinata. Anzi, devo dire che ci sta. Poi troviamo immancabile in ogni sacchetto antispreco del Lidl, cioè non è un sacchetto antispreco se non c'è un peperone. Un peperone sempre utile in cucina. Poi due banane per niente malconce, devo dire, messe veramente in buono stato. Devo dire che stavolta sto rimanendo molto contenta. Poi mela, arancia, limone. Oddio, è bellissimo vedere questi sacchetti alimentari perché c'è sempre una sorpresa. Pera, un altro limone, perfetto per noi che adoriamo i limoni, direi che c'è tutto. Arancia, questa è un po' molliccia, vabbè, non fa niente. Questo è un mandarino, credo sia un mandarino, pure questo è un po' molliccio. Dei pezzetti di sedano, ma preferisco che ne mettano dei pezzi e non il ceppo intero perché poi mi si rovina perché è troppo, cioè a meno che ecco lo congelo, a volte sì, mi capita di farlo a pezzettini anche seguendo i vostri preziosi consigli delle mie amiche del web, faccio a pezzetti e congelo tutto, però quando magari non ho tempo, eccetera, mi dispiace se poi le cose si rovinano, cioè facciamo tanto per non sprecare e poi dopo si spreca. Poi addirittura un'altra lattuga, questa volta iceberg. E mi sembra che pure questa, tutto sommato, malaccio non è. Direi che può andare, oddio. Poi un cetriolo. ok, un cetriolo messo un pochettino male. Poi un'altra mela, quindi siamo a quota due mele. Totalmente a caso questo. Un minuscolo grappo d'uva, grappolo d'uva, vabbè, grazie, comunque ci sta. E poi 1, 2, 3, 4, 5 mandarini, di cui uno molliccio molliccio, non so più dove mettere robe. E per finire 1, 2, 3, quindi altre 3 arance che con le due che c'avevo prima fanno 5 arance e poi l'ultimo chicchetto d'uva, che quasi quasi, quasi quasi me lo pappo, me lo pappo, me lo pappo. Buono, dolcissima, veramente buona. Allora, perdonatemi. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato fonte di ispirazione. Se trovate i sacchetti alimentari, mi raccomando, acquistateli anche voi se trovate qualcosa di bello e conveniente, perché in effetti si risparmia. Io vi mando un bacione grandissimo, grazie per aver seguito questo video fino a qui, mi raccomando iscriviti al canale se non ti sei ancora iscritto attivando sempre la campanella e un bacione grande a tutte le mie care e i miei cari iscritti, vi mando un bacione forte forte forte, un abbraccio grande 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 e ci vediamo presto al prossimo video, ciao ciao!